Grazie Gavino, torniamo all'inchiesta su quanto accaduto a Cutro, dove è attesa la riunione del Consiglio dei Ministri convocata da Palazzo Chigi. Il mare intanto ha restituito altri due corpi, le vittime accertate, lo ricordiamo, sono 72 e ci sono novità anche sugli scafisti, le indagini condotte dalla Procura di Crotone. Sentiamo l'inviata Angela Caponnetto. Sì, è stato arrestato nella notte il quarto scafista. Si tratta di un turco, Gun Fuk, si trovava proprio a bordo di quel barcone ed era lui alla guida del caicco che poi si è schiantato di fronte alla spiaggia di Cutro. Secondo il GIP, Michele Ciociola era tra l'altro uno degli esponenti più importanti di quel gruppo di presunti scafisti. Ricordiamo che tre sono in carcere, due sono pakistani e uno è turco come lui, ma c'erano ancora un altro turco e un altro siriano che, di cui non si hanno notizie, potrebbero anche essere tra i dispersi. È stato arrestato in Austria a 28 anni e sarà importante ascoltare anche le sue dichiarazioni in interrogatorio che avverrà nelle prossime ore quando verrà estradato qui in Italia, per la precisione proprio qui a Crotone. Intanto, invece sul fronte dei sopravvissuti, anche loro importantissimi per le testimonianze che restituiranno nell'incidente probatorio la prossima settimana, uno di questi afghani sopravvissuti, assistito da un team di avvocati torinesi, ha inviato una intimazione urgente alla Presidenza del Consiglio, a cui chiede il ricongiungimento con i propri familiari per due fratelli in Afghanistan, addirittura entro 24 ore. È l'unica cosa che chiede sostanzialmente, non vuole fare nessun tipo di causa per risarcimento economico, vorrebbe semplicemente avere i visti per potersi ricongiungere con chi è rimasto bloccato nel suo paese. Per ora governato dai talebani. Trovati intanto, lo dicevate anche voi, altri due corpi, una donna e una bimba, purtroppo la bambina è irriconoscibile, invece una donna, trasferiti nella struttura più adeguata invece i sopravvissuti che si trovavano nel CARA di Crotone in condizioni non particolarmente dignitose. A voi.